Orrore per l'assassinio a Malta della giornalista blogger uccisa da una bomba sulla sua auto. Il figlio accusa le autorità. Siete complici, viviamo in uno stato mafioso. I cittadini manifestano per protesta, ma sui social un poliziotto inneggia all'attentato. Romana Fabrizi. Una bomba azionata a distanza, nascosta nella Peugeot presa in affitto, un attentato studiato, pianificato per settimane, dicono gli inquirenti, mentre arriva a fare indagini anche l'FBI. Tanto era conosciuta per le sue inchieste a livello internazionale Daphne Caruana Galizia, 53 anni, giornalista e blogger, considerata scomoda, pericolosa. Sul suo blog, Running Commentary, commenti di corsa, aveva denunciato le alte personalità coinvolte nello scandalo dei Panama Papers, approfondito i Malta Files, la sua inchiesta sull'isola crocevia di evasione fiscale aveva costretto il primo ministro Muscat a dimettersi proprio durante i 6 mesi di presidenza europea per indire poi nuove elezioni e tornare al governo. Le rivelazioni sulla Pilatus Bank avevano portato alla luce i fondi ricevuti dall'Azerbaigian, dalla moglie di Muscat, il quale dopo la sua morte si è affrettato a dire non troverò pace finché non sarà fatta giustizia. Attacca durissimo un figlio di Daphne, un pagliaccio. Viviamo in uno stato di mafia, cita anche il tweet di un sergente di polizia incaricato di indagare che scrive tutti hanno quello che meritano. Una veglia spontanea stanotte l'ha commemorata, tutti la conoscevano. 400.000 persone leggevano il blog, un numero enorme su un'isola di 420.000 abitanti. Il giudice incaricato dell'inchiesta, Sherry Herrera, è anche lei nella lista dei nomi contestati da Daphne per rapporti poco chiari con poliziotti e politici, tanto che la famiglia di Daphne ha fatto istanza perché il caso le venga sottratto. Un lavoro estenuante, centinaia di querele, minacce di morte, le ultime 15 giorni fa, ma non si era fermata. Poco prima di morire aveva scritto «I corrotti sono ovunque, la situazione è disperata».